quattro tappe, i quattro nazioni, con i nostri diari di viaggio. Ebbene, questo viaggio di quest'anno assomiglia un po' al viaggio dell'anno scorso, non per i luoghi visitati, ma per la tipologia di viaggio. Vi rimettiamo il link qui sopra perché magari qualcuno se l'è perso e ci voglia di andare a vedere. In quel caso avevamo fatto, in occasione di un impegno lavorativo a Berlino, un viaggio in 7 tappe Perugia-Berlino, sperimentando quella che è la vita da nomadi digitali, perché eravamo sì in viaggio ma dovevamo anche lavorare. Poiché figli, stando a quello che ci dicono loro, quel viaggio è stato il più bello che abbiano fatto fino adesso, abbiamo voluto replicare la tipologia, però prendendocela un pochino più comoda, per cui anziché 7 abbiamo ridotto a 4 tappe per andare un pochino più lontane tra di loro, ma insomma un pochino più ce la siamo prese un pochino più comoda. E mano a mano andremo a vedere durante il corso del video tutti gli accorgimenti che abbiamo utilizzato per l'estero, che sono stati diversi, sì. Ma andremo a vederli tra un po'. Ma quest'anno, a differenza dell'anno scorso, c'è una grandissima novità, che è il nostro diario di viaggio. C'è anche la versione per bambini, poi lo vedremo, nella quale abbiamo inserito l'organizzazione del viaggio in più punti, a partire dalla checklist, che è quella che serve per controllare tutto quello che serve da rimettere nel camper prima della partenza. Esatto, diciamo, abbiamo scorporato ogni viaggio che potrete annotare all'interno del diario di viaggio in quello da fare prima, per cui annotando i luoghi interessanti e le cose da caricare in camper durante e il dopo. Per cui il viaggio inizia dalla sua preparazione. Nell'idearlo, nel scegliere i luoghi da visitare, e manca alcun tempo dal punto di vista pratico, che cosa va fatto. E che cosa abbiamo fatto, Valeria? E quindi, oltre ad aver fatto una checklist da riempire con la quale abbiamo cominciato a caricare il camper, ci siamo organizzati anche dalle cose più pratiche, che sono per esempio preparare i vestiti nei sacchetti, che è una cosa che ci chiedete sempre tutte le volte che lo facciamo, perché per noi risulta essere molto pratica e in voi suscita molta curiosità. E devo dire che per noi è piuttosto funzionale, proprio per il fatto che prepariamo questi pacchetti con i vestiti con tutto il cambio completo, a partire dai calzini e mutande, in sostanza. Io mi dissocio. Io mi dissocio, perché lo prepara lei per sé e lo fa fare ai figli. Io non mi ci ritrovo. No, in modo tale da aiutare, insomma, i bambini anche nella loro autonomia, perché prendono il sacchetto senza stare 3 ore a cercare dentro l'armadio del camper, mi serve questo, mi serve quell'altro, tira fuori, caccia dentro, insomma, per fare prima, prendono il sacchettino pronto con tutto il cambio e loro automaticamente sanno che si devono vestire con quelle cose che sono lì e sono facilitate. Io invece, in quanto essere semplice, ho mutande tutte uguali, calze tutte uguali, ho pantaloni chiari e scuri, maglie chiare e scure, distingo solo queste due cose, non faccio altro, sono proprio molto base. Riguardo invece il diario, nella sezione appunto prima di partire nei luoghi da non perdere, ci siamo cominciati a documentare guardando online, trovando le guide cartacee, consultandoci anche attraverso amici e le varie solite risorse che vediamo anche attraverso la nostra community, tra l'altro che salutiamo, la community di 5 in Camper su Telegram. Vi mettiamo qui un'anteprima, vi aspettiamo numerosi, perché è sempre una grandissima fonte di scambio di idee, e che effettivamente quello che pensiamo noi è che ascoltando le esigenze della community, che sono anche le nostre, questo diario un po' a compilarlo, esatto, insomma, questo diario, esatto, cerca un po' di assecondare quello che sono le esigenze del camperista tipo. Ma partiamo dalla nostra prima tappa, che è stata Budapest, una città meravigliosa, manca a dirlo, separata in due dal Danubio. Se posso dire solo una cosa, un piccolo tormentone del nostro viaggio è stato dato da un cartone animato che guardava i nostri figli prima di partire, che diceva: prossima fermata Budapest. E l'hanno detto per tutto il viaggio, anche cambiando città. Cioè, immaginate guidare per migliaia di chilometri con Budapest dietro sulle orecchie, simpaticissimo. Ci siamo fermati su un campeggio un pochettino spartano, a dire la verità, però diciamo una posizione strategica per visitare la città, e che si preparava a ospitare i futuri mondiali di atletica, che ci sono stati da poco, appunto. E appunto la città, abbiamo detto, è divisa in due dal Danubio, lo saprete,
dal bosso, ci siamo spostati senza problemi con i mezzi pubblici, nello specifico con la metropolitana. Sì, e, il mezzo principale che abbiamo utilizzato. E una città particolarmente suggestiva, specialmente quella in alto, la città di Buda, dove c'è appunto il bastione dei pescatori, che per noi è stato un posto veramente magico, ci ha rapito completamente perché c'è una vista pazzesca. Dall'altro lato si vede anche la città di Pest, dall'altro lato dove c'è il Parlamento, insomma una cosa meravigliosa. Ma ci siamo confrontati con la prima difficoltà che si trova quando si va in Europa, ma in città che non fanno parte della moneta europea, e quindi appunto la moneta. Si trattava di fiorini ungheresi e abbiamo dovuto cominciare a fare un po' di conti, insomma è stata una cosa un po' lì per lì, non troppo facile. No, perché con il tasso di cambio non era facilissimo sempre stare lì a fare conteggiare. I conti, non è stato immediato, nonostante i nostri giorni di permanenza. Quando siamo ripartiti, a colpo d'occhio non eravamo ancora riusciti a capire se era giusto, poco o troppo il prezzo che avevamo in mente. Ad ogni modo, per semplificarci la vita, abbiamo utilizzato la carta Revolut. Ne avevamo già parlato in un video, rimetteremo qui nelle schede e in descrizione per andarvelo a rivedere, un video dove parlava in generale di tutte le utilità da avere all'estero, e la carta Revolut non è questa, perché è una carta ricaricabile che, oltre a fare tutte le cose che fanno le carte di debito ricaricabili, hanno una serie di benefit legate al viaggio, ma in particolare, non ve le ripetiamo tutte, noi ci vorremmo focalizzare esclusivamente su questa. Perché cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo ricaricato in euro, ovviamente, abbiamo fatto un'unica transazione di cambio, per cui abbiamo cambiato in fiorini ungheresi, dopodiché noi ogni singolo pagamento lo facevamo in fiorini ungheresi. E dove sta il vantaggio di questo? È questo, perché noi, avendo effettuato quindi un'unica transazione e con il cambio che abbiamo scelto nel giorno in cui abbiamo deciso di fare il cambio, dopodiché ogni singola transazione non era soggetta a nessun tipo di ricarico da parte della vostra banca, che potrebbe chiedere o avere un tasso. Ogni transazione ha un prezzo, sì, per se voi pagate con la vostra carta in euro, pagate in fiorini, in quel momento viene fatto un cambio col tasso che magari al non giorno è, di che quel magari non è conveniente, e magari potrebbe avere anche delle piccole commissioni. Tra l'altro, la carta Revolut, che è disponibile oltre alla versione fisica anche in versione digitale, quella che abbiamo utilizzato noi, l'abbiamo collegata a Google Wallet, pertanto pagavamo sempre in contactless in modo estremamente semplice. Ma prima di andare avanti, vi ricordiamo di iscrivervi attivando la campanella delle notifiche, così ogni giovedì alle 18.30 vi verremo a bussare per un nuovo video. La nostra seconda tappa è stata Vienna, che, meglio dire, non ve la dobbiamo scrivere noi per dire quanto può essere bella una città. No. E noi soprattutto ci siamo fermati negli appartamenti reali di Augsburgo, abbiamo visitato l'appartamento di Sissi nello specifico. Sì, le figlie avevano particolare hype per, no, visti i cartoni animati, le serie. Vabbè, ma Sissi e Sissi, c'è poco da dire, poco da fare. E ovviamente è stata una vista molto affascinante, vivere e guardare ciò com'era la vita nel palazzo, insomma una cosa veramente meravigliosa. Sì. Però non ci siamo voluti perdere nemmeno il bacio di Klimt al Belvedere Superiore e fare un giro un po' più divertente per i bambini al Prater. Abbiamo fatto un giro quindi sulla ruota panoramica di Vienna, famosissima, e un po' di giro alle giostre, perché insomma si sa che i bambini hanno bisogno anche dei loro spazi. Lei ha disertato le giostre, quelle un po' movimentate, questo ve lo... Vienna, lo sapete da voi, è una città molto elegante, una città ricca, insomma, molto molto bella sotto questo punto di vista, specialmente architettonicamente parlando. Insomma, ci sono veramente tante cose da vedere. Non da ultimo, per esempio, la casa delle Maioliche, che è veramente particolare, insomma, è una cosa che non si trova dappertutto. No, quindi dobbiamo dire che ogni scorcio della città regala veramente delle emozioni uniche. Quindi, insomma, ci ha colpito veramente tanto. E infatti, proprio per questo abbiamo le immagini che vedete, che noi riprendiamo durante il viaggio. Per noi, ogni volta che viaggiamo, abbiamo anche tanta necessità della connettività, non solo per mantenere i contatti con voi all'interno della community, ma anche per salvare i nostri dati, perché noi archiviamo tutto anche in cloud, facciamo sempre le copie, oltre che utilizzare la videocamera di sorveglianza. Insomma, per noi internet è sempre molto importante. Mi rendo conto che per qualcuno potrebbe essere di meno. Noi ci siamo organizzati in due modi. Per quanto riguarda il roaming, ci siamo appoggiati al servizio di OGLink, che è un operatore nazionale che però offre in servizio il roaming, e noi tutte le città che abbiamo visitato, le nazioni che abbiamo visitato, tra l'altro abbiamo anche
pur non avendola visitata, abbiamo attraversato la Slovenia, che fa parte comunque della comunità europea, e lì avevamo la connessione. Connettività che avviene in roaming in Europa, nel pacchetto base da 400 giga nel mese, per cui nel nostro caso ampiamente più che sufficiente, fornite già con un router pronto già da utilizzare. Ma quando non eravamo collegati al router per risparmiare questi 400 giga, ci siamo collegati a delle reti hotspot, delle reti wireless, ci siamo protetti con NordVPN, che oltre appunto ad offrire una protezione sotto questo punto di vista, tra le varie cose che offre, come la velocità dello streaming eccetera, permette anche la geolocalizzazione. Pertanto abbiamo potuto tranquillamente usufruire dello streaming dei contenuti nazionali, perché per quanto riguarda i vari server noi risultavamo connessi dall'Italia, perché appunto uno di questi vantaggi è proprio scegliere la nazione dal quale geolocalizzarsi con la connessione. La nostra terza tappa è stata Praga. Per chi c'è stato lo sa che è una città bellissima, per chi non c'è stato se l'immagina. E noi ancora non avevamo preso confidenza, nemmeno in questo caso, con la moneta locale, e quindi insomma ci siamo dovuti un attimino adattare, insomma, anche in questo caso. Quindi anche qui ci è tornato utile Revolut nuovamente, ma praticamente tutto più o meno costa come da noi, tranne la birra, che costava una cosa veramente vergognosa, cioè nel senso che costava molto meno dell'acqua. Una cosa assurda. Birra tra l'altro buonissima, abbiamo scoperto il marchio Staropramen, mai sentito in vita mia, che era buonissima. Sì, una birra eccezionale. E anche qui ci siamo mossi molto agevolmente con i mezzi pubblici, quindi come nelle altre città, e quindi abbiamo girato in lungo e largo guardando sia la città vecchia, che ci ha veramente catturati il cuore, ma come anche insomma il castello, il quartiere ebraico, insomma siamo rimasti veramente affascinati da questa città, e abbiamo mangiato ovunque bene in tutto il nostro viaggio. Ma qui abbiamo mangiato un goulash che non si racconta, ma non per la solo bontà. Questo, abbiamo mangiato tante cose buone, sì. Anche dolci, sì. Dolci buonissimi, gelati, sì, alla sì. Birra, insomma è stata un'esperienza culinaria veramente bella. Sì. Tra l'altro a Praga abbiamo incontrato degli amici che fanno parte della community. La famiglia Ellie, li salutiamo. Salutiamo tutti quanti, così anche le bambine sono state in compagnia. Giovannina un pochino meno perché erano due ragazze, quindi comunque... ma va bene lo stesso, perché quando ci si incontra con gli amici... Sì, ha fatto amicizia con un altro bambino. Sì. E quindi abbiamo raccolto un pochettino tutti i nostri ricordi, li abbiamo messi insieme nel nostro diario di viaggio. Sì, appunto, perché... all'interno del diario di viaggio noi abbiamo pensato, per chi è amante di un oggetto cartaceo tangibile, benché ci siano milioni di app e servizi digitali, per chi ama ancora scrivere, prendere nota con la penna, al contempo ha piacere anche di avere delle foto, sì, reali, perché quante ne facciamo? Tantissime. Rimangono sempre lì dentro al cellulare. Le scambiamo, le condividiamo sui social, le mandiamo all'amico con... no? Che magari sempre immateriali, come dire. Per cui abbiamo voluto ricavare all'interno del diario di viaggio un posto per mettere le foto, e per agevolare la vita a tutti, oltre a trovare uno spazio per le foto, abbiamo cercato di aiutare tutti a come stampare le foto, e noi l'abbiamo fatto attraverso la Instax Square Link. Di fatto è una piccola stampante che sfrutta la tecnologia delle fotocamere istantanee, però è molto portatile, è Bluetooth e voi potete inviare dal vostro smartphone le foto, a prescindere dal fatto che le foto le abbiate scattate con lo smartphone, con una reflex da 1000 euro, sì, con una action cam, con qualsiasi cosa volete voi, a prescindere da qual è lo strumento che ha catturato la foto, in questo caso lo potete stampare. Tra l'altro noi abbiamo scelto questa appunto perché utilizza dei film, delle pellicole, sì, che hanno un rapporto quadrato. Questo perché si sa, alcuni stampano in orizzontale, alcuni in verticale, in questo modo, riadattando la foto, un posto per metterla dal verso giusto si trova sempre. Ma la cosa bella è che se incontrate qualcuno come abbiamo fatto noi, potete lasciargli una foto ricordo. Esatto, per cui oltre a scattarci la foto insieme, oltre a mandarla all'instant messenger dell'altro, in questo caso gli abbiamo lasciato in mano
la, un ricordo tangibile. La foto. Ovviamente gli abbiamo regalato anche i nostri diari, così almeno potranno attaccarla direttamente, ma ovviamente queste poi le potete attaccare dove volete, anche con lo spago e le mollettine. È una cosa sempre molto bella, che è talmente particolare che per qualcuno anche più giovane, per noi ci fa un effetto, perché c'è un effetto, no, di retro, diciamo. C'è qualcuno come i nostri figli che non l'hanno mai vista, per loro è una cosa nuova, già ha chiuso il cerchio, è diventata una novità. Pensare che le foto si possono stampare, pensare che fino a qualche anno fa era sembrava così incredibile che le foto potessero essere riguardabili in modo digitale senza uno scanner. Adesso siamo al contrario. Ma chissà quanto costa. Quanto costa? Beh, meno di 150 euro. Però ovviamente noi la segnaliamo ogni qualvolta la troveremo in offerta, dove la segnaliamo sul nostro canale di offerte, su Telegram, che si chiama Offerte per Camperisti, che vedete qui un'anteprima, dove noi ogni giorno raccogliamo tutte le offerte che troviamo online di tutto ciò che riteniamo utile per la vita in camper, sempre con un occhio al prezzo. E d'ora in poi ci sarà anche la Instax Square Link. L'ultima tappa nell'ultima nazione è stata Monaco di Baviera, quindi ci siamo spostati in Germania, che noi già l'anno scorso vi abbiamo detto, insomma, se non ve lo ricordate rivedetevi il video, come abbiamo detto prima. Siamo stati già a Monaco, ma ci è piaciuto talmente tanto ritornare perché è una città meravigliosa, e poi perché l'effetto wow su Marienplatz è sempre qualcosa di eccezionale, ma non solo. Siamo tornati lì innanzitutto per sederci alla piazza del mercato e spendere i nostri bei soldini per soldoni, la birra. Perché costicchia lì, però sì, ma poi con l'occasione ci siamo riportati anche la salsa. Pronuncia il nome se sei buona. No, non lo so, Andelmayer, che è appunto la mostarda di Monaco, insomma, che è per noi veramente qualcosa di unico, quindi insieme alla birra di prima della Staropramen di Praga. Sì. E questa, i cetriolini di non mi ricordo, sempre. Sì, insomma, ci sono riportati un po' di cose da souvenir enogastronomici, sì, esatto. E quindi qui abbiamo approfittato per fare questa tappa qua, perché l'anno scorso ci aveva talmente tanto colpito questa salsa Andelmayer con i gusti bianchi di Monaco che siamo fermati a prenderli, perché ragazzi, non si può fare a meno. Con l'ultima tappa, per cui abbiamo concluso i tanti chilometri macinati, poi faremo un piccolo resoconto. Durante il viaggio ci siamo affidati al Garmin Camper Cam 795, che abbiamo recentemente recensito, metteremo il link qui sopra nelle schede, che non ha fallito un colpo, ci ha portato sempre a destinazione dove abbiamo voluto noi, in estrema tranquillità, senza dover cercare dove stavano i posti sui database di camping con HSI, con nomi impronunciabili tra l'altro, strade dove c'è quella strasse con quella che sembrano B maiuscola, sì, ma quella almeno da ricopiare è difficile, sì. È stato super utile, come è stata utile la nostra bici, la Fido D2S, che anche questa avevamo provata, metteremo il link qui sopra. L'abbiamo utilizzata in ogni nazione, sì. In ogni tappa noi l'abbiamo presa dal Gavone, io, e ci ho montato il portapacchi e ci sono andata a fare la spesa, per cui comunemente per le commissioni cibo e asporto, spesa al supermercato, qualche buon chilometro fatto in tranquillità, sì. Ma diciamo che per macinare chilometri e intrattenere anche i bambini, chi ci ha aiutato più di tutti è stata la versione appunto bambini, sì, del diario di viaggio, perché è tutto da colorare, anche le scritte sono state fatte, no, con un font che permette di essere colorato, sì, all'interno del quale poi ci sono varie piccoli giochini, sì, diciamo. Per cui per interagire non è solo un passatempo fine a se stesso, ma è un passatempo per interagire con il viaggio, dove ci sono le mete, dove i giochi hanno a che fare con il viaggio, la vita in plein air. Dove si può disegnare il viaggio. Dove, insomma, si può disegnare i luoghi in cui si è stati sulla mappa, per cui tenere posto di questo, oltre che disegnare gli scorci visti, sì, che hanno appunto colpito i bambini. E anche in questo caso c'è la possibilità di mettere delle fotografie per ricordarsi il loro viaggio. Bene, tanto per dare anche qualche numero di questo viaggio, come riportato nel nostro diario, abbiamo appuntato tutto, facciamo anche un pochino, sì, i conti della serva, tanto per capire. Per cui noi siamo partiti da Perugia, e ovviamente ci siamo anche ritornati. Certo. Nel nostro percorso Budapest, Vienna, Praga, Monaco, attraversando per cui quattro tappe in quattro nazioni, più attraversando la Slovenia per raggiungere la prima tappa
a Budapest, abbiamo percorso 2880 km, sì, e spendendo 654 euro di gasolio. In realtà ce ne siamo riportati a casa circa un metà serbatoio, sì, per cui sarebbe un pochino meno. Sì. Abbiamo speso 780 euro per le spese alimentari, compreso ristoranti. Più che altro quelli, sì. Esatto. E 493 euro per campeggi, aree sosta, parcheggi vari in sostanza. Esatto. Pertanto tutto quello che, questo è stato un po' il resoconto delle nostre oltre 2 settimane di viaggio. Ma nel nostro diario abbiamo messo anche un piccolo, sulla parte riepilogativa, anche ciò che bisogna rimettere in camper, perché mentre che scendiamo ci ricordiamo subito già quello che ci manca, così sappiamo subito cosa rimettere in camper. Ogni volta era finito quello e già l'altro bisogna ricomprarlo la prossima magari volta. Magari c'hai doppio, triplo e quello che ti serve te lo scordi sempre, invece così abbiamo la possibilità subito di segnare quello che serve rimettere in camper subito. Invece per fare questo riepilogo è stato semplicissimo, perché appunto oltre agli appunti di viaggio, dove di fatto abbiamo parafrasato quello che vi abbiamo detto, perché già ce l'eravamo scritto durante il viaggio, c'è proprio la parte dedicata sia alle tappe, tutte quelle intermedie, sì, fatte, perché ovviamente ci siamo anche fermati in altri luoghi semplicemente per spezzare, sì, il viaggio eccetera, ma anche per le soste. Pertanto qui è stato anche facile individuarle, mentre sempre sulla zona delle tappe anche calcolare il costo, sì, e il chilometraggio. E a questo punto non resta che dare un voto al nostro viaggio. Il giudizio di generale, che è proprio alla fine di ogni viaggio, espresso in stelle da 1 a 5. E ne diamo 4 su 5, non per via di luoghi che non ci sono particolarmente, ma semplicemente per via del caldo, che abbiamo è stato veramente tantissimo, pazzesco. Siamo partiti con l'idea di stare meglio, al fresco, perché l'anno scorso è stato così, il viaggio in Germania è stato fatto sempre con, sì, le felpe e qualche volta anche la stufa la mattina accesa. E invece quest'anno siamo schiattati dal caldo, nel vero senso della parola, per cui ci diamo questo voto 4 stelle su 5 solo per questo motivo. Tra l'altro, forti dell'esperienza dell'anno scorso, sapendo di fare un viaggio itinerante, magari vicino alle città, in aree sosta, dove poi il clima era freschino e piacevole, non ci siamo neanche portati nulla di esterno. No, abbiamo scaricato tutto per viaggiare più leggeri. In realtà, in questo caso, forse le sedie e il tavolino ci sarebbero serviti, perché avremmo potuto soffrire un pochettino più della ci siamo ritrovati esterno, tappati in camper, boccheggiando letteralmente. E prima di chiudere il video, vi ricordiamo come sempre di commentare qui nel box dei commenti dicendo la vostra su questo viaggio, ma in particolare ci teniamo a sapere la vostra su quello che sono i nostri diari di viaggio. Li trovate su Amazon, c'è il link qui sotto in descrizione, ma anche se andate su Amazon e li cercate, mettete diari di 5 in camper, li trovate. Sono questi due per ora, chi lo sa, magari arriveranno altre versioni, ma è stato già un parto fare questi, è un lavoro infinito. E soprattutto per chi già ce l'ha, diteci se secondo voi cosa ne pensate, se manca qualcosa, se voleste arricchirli di qualcosa. Noi siamo felicissimi, perché quello che ci preme è principalmente che sia un oggetto utile a tutti, sì, perché poi l'ha già acquistato su Amazon, ci fa un piacere se lascia anche una recensione lì, così è utile anche agli altri nella scelta. Bene, vi aspettiamo nei commenti e tanto noi ci rivediamo sempre dove e quando, Valeria, qui nel prossimo episodio su 5 in camper! 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 5